Siamo con Monica Saraca, l'abbiamo conosciuta da tanti anni come poetessa esperta, direi io, appassionata dell'arte della scrittura, in particolare della poesia, che ha da poco fatto un diario molto particolare, ce lo spiegherà lei stessa. Ok, allora intanto vi dico il titolo, è Diario di una cassiera, il sorriso dietro la mascherina. È un diario nato praticamente il 9 marzo, quando l'Italia è diventata zona rossa e quindi mi sono trovata a fare il lavoro di cassiera in un supermercato e di conseguenza ho, diciamo, tutte le sere quando rientravo a casa mi appuntavo tutto quello che succedeva al lavoro, episodi anche ironici, anche divertenti. E tra questi anche qualche altro episodio un pochino più difficile da raccontare, che faceva un po' riflettere su quello che stavamo vivendo e che stiamo in parte anche vivendo. E devo dire che gli italiani siamo un popolo di creativi, perché ho assistito a delle soluzioni alternative alla semplice mascherina e tanti altri episodi anche divertenti, che se poi vorrete acquistare il libro potrete anche leggere. È nato, diciamo, tra virgolette, per colpa di alcuni amici, Gaetano, che avevano letto queste mie righe e mi hanno chiesto, appunto, mi hanno detto: ma perché non lo pubblichi, perché non lo fai leggere a qualcuno? E così è nato questo diario, che è veramente un resoconto giornaliero dal 9 marzo fino al 18 maggio di quello che è successo in questi 3 mesi così difficili e così faticosi per noi italiani, insomma. Io farei una domanda generale anche dei 3 mesi circa del periodo del coronavirus. Come li hai vissuti, ti do del tuo? Eh certo, allora li ho vissuti, io ho continuato a lavorare, ho fatto sempre il mio solito orario di lavoro, però in maniera molto più difficile e faticosa, e forse la nascita di questo diario è dovuta anche a questo, un piccolo sfogo serale di quando tornavo a casa per cercare di ironizzare, di, diciamo, esorcizzare un po' questo periodo che stavamo vivendo, che comunque anche lavorando in un supermercato la paura, tra virgolette, il timore c'era sempre, anche quando tornavi a casa e la prima cosa che facevo era appunto cambiarmi, levarmi le scarpe, levarmi tutto, proprio per paura di portare qualcosa, anzi, qualche ospite indesiderato a casa, insomma. Ecco come è nato questo diario e come l'ho vissuto io questo periodo. Così, scrivendo, scrivendo, in qualche modo ho allentato anche un po' la paura, insomma. L'editore, che è locale, è di Viterbo, se non sbaglio, come ha apprezzato il tuo lavoro e che cosa farete insieme? Allora, io l'ho proposto a questa casa editrice che si chiama Edizioni Dialoghi, a cui è piaciuta molto questa idea e quindi è un libro che è un print on demand, quindi si può trovare online sul sito Edizioni Dialoghi e poi andrà in stampa e quindi, diciamo, speriamo che vada tutto bene. Se volete farvi due risate e ripercorrere un po' questo periodo in modo anche un po' leggero, un po' divertente, vi consiglio di acquistarlo, insomma, ecco. Perfetto, noi ringraziamo Monica Saraca, soprattutto la curiosità di leggere questo diario in un momento particolare e fondamentale per la storia del mondo, quindi lo consigli vivamente, soprattutto una battuta finale a una categoria o un po' a tutti. No, è una lettura assolutamente per tutti, è una lettura semplice, ordinaria, ma anche soprattutto ironica. Questo, senz'altro, l'ironia è presente in tutti gli scritti, in tutto lo scritto, insomma, in pratica. Ogni giorno c'è il suo pensiero così divertente per alleggerire un po' la tensione, ecco. Perfetto, grazie Monica Saracco.